Eccoci qua, signore e signori, nel miglior gioco di Yu-Gi-Oh! Mai uscito, Yu-Gi-Oh! Tag Force. Continua, ormai è diventato un appuntamento quasi giornaliero, cioè lo porto tutte le volte che faccio live. Vediamo un po' come eravamo rimasti. Qua sono le 17.30. Ah, eravamo rimasti? È vero. Ciao, Yaki. Però ti stai perdendo una gran cosa, te ne vai. Però sei da fare, ti capisco. Eravamo rimasti che stavamo duellando con Chumley, regalandogli anche panini per fare amicizia con lui. Praticamente, questo gioco, ormai rifaccio la solita premessa iniziale, è un gioco Yu-Gi-Oh! Uscito nel 2006 per PSP e PS2, si chiama Yu-Gi-Oh! Tag Force, il primo di una serie di 5-6 giochi. Secondo me è nessuno bello come il primo, ma sono questioni di gusti. Dove dobbiamo, in 90 giorni, siamo ovviamente ambientati Yu-Gi-Oh! GX, che avevo mai detto, e nell'arco di questi 90 giorni noi dobbiamo vivere la giornata dello studente all'Accademia il Duellante, fare amicizia con i vari personaggi principali, quindi Chumley, Jaden, Zayn, Alexis e via, e in modo tale da arrivare alla fine di questi 90 giorni e avere un compagno che ci voglia abbastanza bene per giocare con noi. Aspettate, andiamo a Drizzy in attacco. Per giocare con noi questo duello tag, questo duello a tag, questo duello in coppia che ci sarà ad agosto. È ambientato d'estate questo gioco, da maggio fino ad agosto. E niente, quindi il mondo è parecchio ampio, parecchio evoluto, c'è tutta Accademia il Duellante, sono un sacco di personaggi primari, ovviamente i protagonisti, sono i personaggi secondari, quindi tipo, che ne so, i professori o gente che si vede nella... Chi ha visto l'anime di GX non c'è bisogno che gli spieghi nulla, cioè letteralmente è molto molto fedele all'anime di GX. E poi sono personaggi terziari che sono gli NPC, quelli messi un po' a caso, ecco. A livello di carte è bellissimo perché ci sono i primi archetipi meme, ma col fatto che non è un gioco competitivo, cioè a meno che non giochi in PvP con altri player veri, un po' difficile onestamente perché sono passati giusto un po' di anni, gli NPC sono NPC con deck abbastanza forti, ma è deck estremamente in meta, no? Quindi ti dà la possibilità di esplorare i vari archetipi che c'erano ai tempi, tutti un po' meme, a partire dagli eroi elementali, i cyber drago, c'erano tutti questi archetipi, tutti carini sinceramente, fino a anche qualcosa di più meme, tipo le diarpia. Adesso magari proprio le diarpia no, però vi assicuro che è parecchio bello. Ok, è il mio periodo preferito di Yu-Gi-Oh! Perché ovviamente è quello che ricorda la mia infanzia. Io sono cresciuto con queste carte, queste nello specifico, anche perché quando io giocavo Yu-Gi-Oh! Da piccolo, quindi in questa epoca 2006-2007, ovviamente non c'avevo il 3x delle carte più in meta, no? Di quelle che ti facevano il mazzo tier 1, tier 0, no, c'avevamo, ragazzi, le carte che trovavi negli structure deck. Un po' questo è il concetto. Quindi la maggior parte dei gialloni con 1009 d'attacco erano un po' i mostri base che avevamo, capito? Ok. Vabbè, musica della vittoria perché abbiamo praticamente vinto. Andiamo a scassare Chumley. Ecco qua. Oltretutto ci sono un sacco di meccaniche. Quando ero riuscito a completare il mazzo cyber. È fighissimo, perché alla fine devi grindartela. Ecco, questo è un gioco molto grinding, che se vi piace il farmare, e a tanta gente piace, vi troverete davvero davvero bene. Ok, allora usciamo un attimo dalla mappa e andiamo alla giornata successiva. Ok, come vedete questi sono tutti gli NPC, quelli cessi, Lorenz, chi cessi. Devo parlare di quelle carte che ti possono riportare in cima al deck, sembrano molto utili, ma bisogna utilizzarle con cautela. Dopotutto, tornando in cima al deck non si prendono nuove carte al turno successivo. Significa che si limitano le carte da pescare. Ironico, vero? Minchia, Lorenz ha praticamente spiegato il dubbio del GOAT, della differenza tra i Jackie Breck e Phoenix Wing Windblast. Vabbè, fa ridere. Grande Lorenz. Ah, come vedete qua
nel nostro database, nel nostro computer da gaming, abbiamo tutti i vari personaggi principali, anche secondari e terziari. Vabbè, in quelli principali, come potete vedere, c'è una striscia di cuori che va fino a 8 cuori. E una volta riempiti questi 8 cuori, il personaggio in questione ci chiederà di partecipare al torneo Tag Force, al torneo GX alla fine dei 3 mesi con lui. Ora stiamo farmando con Zayn, perché Zayn c'è Cyber Dragon, raga, è figo. Però se dovessi scegliere tra i personaggi principali quello col deck più forte, forse sarebbe un deck di Bastion, non lo so. Il fatto che i deck più forti non ce li hanno i personaggi principali, spoiler. I personaggi principali hanno gli archetipi dell'anime, e gli archetipi degli anime sono dei meme, ovviamente. Mentre invece c'è qualche NPC, spesso le donne hanno dei deck fortissimi, sono degli NPC invece con deck molto studiati, tipo c'è un NPC che gioca Horus e i decreti, cioè quindi proprio annulla magie, annulla trappole. C'è un altro tizio invece che gioca tutti i tripponi con 2003 d'attacco, tipo forza attacco goblin, tutti quelli lì con skill drain, e in modo tale che rimangano tutti in attacco senza avere gli effetti negativi, cioè proprio sono delle figate, ragazzi. Ho creato un deck con Gialloni 1008, 1009 e oscurità più 2000 di difesa. Come faccio a studiare 3 di muro illusorio? Secondo me sì, quei 2000 di difesa sì. Perché alla fine i 2000 di difesa, l'unico personaggio contro cui ha senso fare è Bastion, che ha tutti 1009. E allora a quel punto lì è meglio avere un 2000 di difesa. Che fa ritornare in mano un mostro, non ne conviene, ecco. Misa vuole parlare di hobby. Ecco, come vedete, ogni giorno noi dobbiamo chiacchierare con... Siamo proprio che ci piace girare negli stessi posti. Ma sono in camera tua, Chamli, vabbè. Come stavo dicendo, ogni giorno voi dovete chiacchierare con i personaggi per farci amicizia e riempire così la barra dei cuori, ecco. Oltretutto anche una bella grafica. Cioè, pensate che sto gioco è stato pensato per PSP, è anche il motivo per il quale i testi sono così in grande, cioè... Molto felice che abbiamo parlato di hobby con lui. Il motivo per cui è tutto così grande è perché il gioco è stato pensato per PSP. Poi hanno fatto il porting per PS2, dove è letteralmente uguale identico, però è il gioco per PSP di fatto. Duelli! Niente di speciale. Zayn non aveva voglia di parlare di duelli, chiaramente. Ok, andiamo da Alexis, chiacchieriamo anche con lei. Alexis, buongiorno Gianni, duelli, come al solito. Ok, fammi controllare una cosa, torniamo un attimo da Chamli. Adesso vogliamo fare amicizia con Chamli per un semplice motivo. Ovvero che Chamli... Anzi, aspetta, diamogli un bel panino. Di uova piccanti di pesce, lui piacciono i panini col pesce, c'era scritto in descrizione, quindi gli piace molto. Perfetto. Ok. Ok, Zayn ovviamente quello con cui ho più cuori. Cham li abbiamo appena superati 2 cuori. Allora, c'è una meccanica in questo gioco che funziona così. Andiamo a parlare a Zayn delle dicerie. No, delle dicerie. Ti consideri il mio rivale, divertente. Piace le persone dotate in senso di morire. Ma perché Zayn mi odia adesso? Gian Pietro, passami il fucile. Ti voglio bene. E io l'ho fatto, Zayn. Guardate questo, dai. Facciamo così, facciamo amicizia, facciamo pace. Oh, diavolo, diavolo, guarda, guarda, diavolo, guarda. Ok, Zayn. Perché è geloso, Zayn. Perché sa... Cioè, sto confabulando un po' con Chamli, no? È per quello che è geloso. Ecco perché. Ora ho capito. Grazie al Supremo Jesus ed Evangeln. Grazie mille dei sub, ragazzi, molto gentili. Come vi dicevo, guardate qua, ci stanno le buste. Oltre a tante buste diverse, ci stanno anche le buste dei personaggi protagonisti, ok? Come si sblocca la busta di un personaggio protagonista? Si sblocca il momento in cui siete più amici con lui che con gli altri. In questo caso Zayn è quello con cui ho più cuori. Infatti ho sbloccato le buste del Cyber Drago. Però, oltre al fatto che vorrei Cyber Drago, non ho ancora trovato uno. Le buste di Chamli, al contrario del suo deck che fa schifo, contengono carte veramente forti. C'ha un sacco di carte di mostri bestia. C'ha il Green Baboon, che è fortissimo.
C'ha il Gyakugire Panda, c'ha un sacco di carte forti. Sfidiamo lei, lei è una che c'ha un deck molto forte. Sant'Antonio, dica. Un livello di dettagli impressionante fra i cutscene dei boss monster e magia terreno a schermo. Sì, è vero, c'ha un sacco di dettagli. Adesso le cutscene dei boss monster io le ho tolte, però è vero, quando... Ecco, non vi ho fatto vedere questo. Quando viene evocato un boss monster, tipo, ne so... Esempio stupido, il drago bianco occhi blu, c'è l'animazione, no? Anche Cyber Drago finale, così. Sono un sacco di animazioni che ho tolto perché oggettivamente ti caghi il cazzo. Vediamo se è il 2000 di difesa questo. Che boost trova Cyberstein? Non lo so. Porca miseria. Morphing Jar. Vabbè. Niente, ho preso un piccolo vantaggio carte. Va bene. Io purtroppo non so, non conosco memoria i deck che hanno le... Cioè, so che lei c'ha i dinosauri, ma Morphing Jar non me l'aspettavo. E niente, la potta. Davvero, Sant'Antonio? Salutacelo. Qua andiamo di taglio carni. Ok. Purtroppo il nostro deck non è ancora, ovviamente, a livello dei deck che hanno questi tizi. E quindi dobbiamo, ovviamente, adattarci. Spacchiamogli questa nuova settata. Bottomless. Io gliela nego perché devo far di tutto per tenermi il mio Blowback Dragon in campo. Davvero mi signo? È occhio che non tutti ce l'hanno. Molto male, niente. Sperando in sana Sakuretsu. Non lo è. Ok, se no ci avrebbe attivato ovviamente. Ora, ce l'avrà qualche tizio più grosso di noi? Ok, facci... Bandisce le carte. Perché si bandisce Tempesta? Non so. Ah, mamma mia, che tattica comunque. Cioè, non so se vi rendete conto il livello di tattica che hanno questi personaggi. Cioè, Soul Release bandisce fino a 5 carte dai cimiteri, ok? Quindi mi ha bandito tutti i mostri col cimitero. Perché Gilasaurus ha un effetto in cui tu puoi evocare lo speciale senza pagare costo. E poi l'avversario può evocare un mostro al cimitero. Ma me li ha banditi tutti. In modo tale che io non possa farla questa cosa. Non abbia più mostri da evocare. È 2000 IQ. Proviamo a spaccargli questo. Ok. Era il 2000 di difesa che diventa 2003. Bene, perché non ci saremmo passati sopra quello. Ottimo. 2000 IQ, ragazzi, comunque. Cioè, alcune giocate sono veramente good. Vai. Diretti 2003 di nuovo. E passiamo. Tic tic. Qua ci prendiamo una sberla in faccia. Va bene. Ok. Attiviamo Drago Sputafuoco. Io continuo a spaccare gli mostri perché vedo che non ha nulla da attivarmi sull'attacco. Sennò avrebbe fatto... Mi spacco proprio nulla. Potrebbe avere invece, sapete cosa? Richiamo del posseduto settato, che me lo attiverebbe ora in caso. No. E allora non lo so, ragazzi, cosa c'ha. C'ha del pattume. Forse Dust Tornado che ce lo attiva adesso? No. Ah, sapete cos'ha secondo me? Perché l'AI del gioco è fatta un po' male, ok? Potrebbe avere i giudizi solenni. Soltanto che l'AI è fatta in modo... non lo saprò mai perché purtroppo il mio drago fucili e drago sputafuoco fa veramente schifo e non itta niente. L'AI del gioco è tarata in modo tale che finché ha tot life points, non so dirvi quanto sia la soglia, non attiva mai giudizio solenne. E lei ce li ha i giudizi solenni. Gli obelisk in genere ce li hanno, quindi... Secondo me non c'è... Se avessi... Potevo evocare un mostro per testare, effettivamente. Vabbè. Comunque. Prendiamo un paio di panini, ragazzi. I panini servono ad aumentare l'amicizia. Li dai ai personaggi e... Con stocca fisso. Buono, Cham Lee ha detto che gli piace il pesce, perché è innamorato dell'Australia, quindi... Grazie, qualcosa bolle in pentola. Ti dico questo panino. Vediamo un po' cosa esce. Chiudo gli occhi. Sandwich di sottaceti. Ok. Sarà buono. Chi lo sa. Ok, andiamo a dare un sandwich al nostro amico Chamley. Chamley, ti vedo tutto sciupato, tieni sto bel panino. Stocca fisso. Piaciu pesce, eh?
Mi fa impazzire in che modo posso ingraziarti, avete visto, ragazzi? Chamle è felice. O pesce, gli piace assai, gli piace assai. Se non sbaglio, adesso saremo a 3 cuori con lui, no? Quasi, ok. 2 cuori e 2/3. Allora, fine giornata. Andiamo alla domenica dei tag duel, perché la domenica ci stanno i tag duel. Ok, i tag duel di domenica sono letteralmente lotte in doppio, perché questo gioco è basato sul fatto che tu faccia lotte in doppio, quindi si chiama tag force per un motivo, quindi ha inventato questa meccanica della lotta in doppio. Le lotte in doppio ovviamente ti danno più punti, perché sfidi 2 avversari, quindi prendi più punti quando finisci la lotta in doppio, e soprattutto giochi insieme alle carte del tuo alleato, che comunque è una buona meccanica. Chamele, appunto, la storia se ne va. E sì, ma non in questa. Se non sbaglio, se ne va nella seconda stagione di GX. Quindi probabilmente non c'è nel 2. In Tag Force 2, che è della seconda stagione. Madonna, ragazzi. No, lui è quello che c'ha le carte e fa tornare tutto in mano, è vero. Oh, questo che è quello più forte. Allora, vi dirò, Kelbeck è comodo, perché il suo effetto è che chi combatte contro Kelbeck, anzi chi attacca Kelbeck, viene rimesso in mano. Abbiamo Zombaira che può attaccare solo i mostri, quindi non potrebbe attaccare diretto. E così non perde anche 200 attacco, e Zombaira perde 200 attacco ogni volta che distrugge un mostro in battaglia. Ma ci torna in mano, e quindi l'effetto si resetta. Rischiamo tempesta, ragazzi. Ci abbiamo le palle noi. C'è la pot. Ok. Ah, lui c'ha l'alieno, è vero. Mappiate sto trap hole e via. Tu. Tu 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 tu. Che bella la musica di sto gioco. Sono veramente belle. Poi sentirete che quando inizia il torneo GX, poi pure le musiche stesse cambiano. Lui setta il brother, va bene. Allora, giocata, facciamo la giocata. Spacchiamogli l'ultima set. Ok. Ritorno forzato, ci avrebbe annullato l'evocazione di Zombaira. E qui ci avrebbe tolto la possibilità di fare l'ital. Potevo spaccargli anche il mostro, effettivamente. Cazzo, è vero, questo c'è. Oddio santo, vabbè. Niente l'ital, va bene, lo faremo dopo. In un modo o nell'altro non avrei avuto l'ital, ok. Ah no, lo avrei avuto l'ital invece, scherzavo. Vabbè, pace. Allunghiamo il brodo di un turno, va benissimo. Non cambia assolutamente niente. Vai, Zane. Niente. Niente. Boom. Ottimo. Tu 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 tu. Ok, Blowback Dragon. Gli attiviamo l'effetto. Tutto bene, Lorenzo. Vediamo se riusciamo a spaccargli il mostro. Vabbè. Che ti devo dire? Che ti devo dire? Ovviamente si salva. Ovviamente si salva il ragazzo. È certo, è certo. Che fatica. Che deck di merda questo. Vai Zane, magari tu manda un mostro alieno. Non letto. Distrugge magia trappa assoluta. Ma che cazzo me ne frega. Stompalo, disintegralo. Bravo Zane. Così si fa. 314 punti. Ah, questo qua non dà 150 bonus duellante. Non il massimo, devo dire. Ecco, queste sono sicuramente più forti. Molto più forti. Maki. Pura Maki. Sono felice, sovrano dell'aldilà. Allora, le donne sono i personaggi più forti. Bella pot a turno 1, non male. Setta, setta, setta. La Pumarola mistica. Cioè già questo c'ha sta combo qua. Dio bono che ci dà il recruiter, bastardo. Io non mi... Zeni che cazzo ha settato? Un nano breaker, quindi un 1850, sì. Minchia, però la moff che flip prende la pot. Vabbè, sti cazzi, voglio picchiare qua.
Ok. 1004 diretti, stronza, beccati questo. Ok. Main 2, settiamo buco trappola senza fine e via. Mi voglio abbonare, me non vogliono, come faccio? Però a spiegare la situazione, dice, questo streamer mi piace davvero davvero tanto e tutte queste cose qua, cioè... Lo voglio supportare per fare un bellissimo lavoro, se è con Amazon Prime è pure gratis, non dovete neanche spendere un centesimo. Ok. Vai Zane, evoca il Jinzo. Pesta, pesta ste troie. No, offensivo, queste signore, queste studentesse, zozze. Prende il pomodoro mistico, tributa per... Porca miseria, Dark Ruler adesso. E ci ha... Cazzo. E ci ha spaccato, ma noi non cambia nulla. Perché abbiamo top deccato questa, ma non serve neanche. Guarda, ci andiamo a schiantare con la Yomi Ship. Ah no, non possiamo schiantarci con la Yomi Ship, perché il suo effetto è... Che i mostri distruggi in battaglia gli annulla gli effetti, quindi con Yomi Ship non possiamo spaccarlo. Meno male che abbiamo top deccato queste, perché le trappole non le possiamo usare. I mostri con gli effetti mostri no, e quindi abbiamo questo. Easy. Easy. E Jinzu diretto. Molto bene. Siamo anche a 7 di livello. Ci ha dato un sacco di punti. 700 e passa. Abbiamo anche Siun. Deck rapido. Mi fa piacere anche che ho scoperto che in questi giorni in cui ho iniziato a portare questi... questo gioco, diverse persone l'hanno scaricato alla fine. Mi fa piacere essere... Deve essere un influencer, quindi influenzo gli altri. Determinate scelte. Da 4 Afghanicraft. Guarda, Afghanicraft sarebbe perfetta... da fare su un'altra piattaforma, però non su Twitch. Bravo, cilindrone magicone. Ray Gecky Break. Perfetto. Abbiamo scassato tutto. Allora, ritorno totale. Evochiamo il folle cane dell'oscurità. Gli inseriamo 3500 danni. Sono in possesso di giochi di genere come te. Guarda, Darksword. Io sì, gli altri non te lo so dire. Mettiamo anche una spaccatura che potrebbe servire a Zane, al nostro brother. Ah sì? Pong! Easy. Adesso, se arriva il Jinzo ed è finita. Tic! Ragazzi, pulizia contatti li abbiamo fatto questi. 360. Vabbè, vabbè. Sfidiamo questo, sfidiamo Woody per vedere se ci dà una differenza di bonus duellante. Certo Darksword, ma infatti, cioè, ma io dico ragazzi, ma tanto voglio dire, se arrivate a un punto in cui se prendi sto gioco lo stai comprando usato da qualcun altro, quindi non è che scaricandolo, non è che piratandolo stai creando un danno a Konami, tanto non ci fa più soldi. Ma che cazzo ho settato, Zen? Il suo magico è nato di poi. Caro Zen, posso sapere perché non hai settato cilindro magico? No, chiedo perché. Vabbè, è interessante. Abbiamo il Kamakiri, abbiamo spaccatura. La spaccatura. Vabbè. Via il Kamakiri. Io controllo di Zane, setterò un po' di roba. Non tutto, ovviamente. Sbagliato phase. Ok. Orca miseria. C'abbiamo... c'è la mosica. Gli spacchiamo Breaker? Sì. Sono costretto. Fammi vedere una cosa, ragazze. Voglio vedere un attimo il mio cimitero. Io non so cos'è. Non mi ricordo Zen che cazzo è in mano. Vabbè, chi se ne frega. Tanto Yomi Ship. Boom. La dura salti tu, Zen. Zen, perché comunque sono condivisi. Ah, c'era Jinzo, maledizione. Potevo salvare Yomi Ship. Vabbè. Qua cilindrone magicone parte. No.
carità, non era obbligatorio, però io... Noi abbiamo bisogno di fare qualcosa. Riparte la musica. Ti seguo dalla prima Direction Dance, nell'ultimo annetto non ho più seguito tanto. Perché non è che ti piace di presentazione? Perché il tempo passa e... E basta, cioè... Non lo faccio più perché mi sono rotto le palle. Come per le donazioni, come le reaction on Epic Live Gaming, tutte queste cose qua. Aspetta, che succede? Che ha fatto sto tizio? Ha fatto una macumba. Vabbè, nobiluomo dello scambio. Ah, il Cyberstein ha messo, ok. Dai, ti prego, dammi una carta giocabile, bro. Dammi una carta giocabile. Non la setto che si attiva Tempesta Potente. Qua mi serve... Facciamo che glielo rimetto in mano. Basterebbe un mostro per risolvere la situazione qua. Uno più forte possibilmente. Vabbè, ci accontentiamo. Latis, come ho fatto a riprenderlo? In che senso come ho fatto a riprenderlo? Ho scaricato... Biso. Oh cazzo. Oh cazzo, abbiamo perso. Quasi. L'hanno perso. Ma tipo i mostri, dove sono? Io non ho pescato. Io ho pescato Yomi Ship, ragazzi, come unico mostro. Si chiama Yu-Gi-Oh! Tag GX Tag Force. Io ho pescato un mostro su tipo 10-11 carte. No, per dire. Eppure Zane c'ha Jinzo. Cioè, ma dove stanno i mostri? Io ne ho tipo 18-19 nel mazzo, non è che no, 9. Pure ma dove stanno i mostri? Ma... Che deck di merda che c'han questi. Perché tra tutte le carte potevi spaccare? Porca miseria, se vi... vabbè. No, siamo contro il tizio che si cura spam, ragazzi. Ok. Io avrei targettato l'altra, ma... Zane è un bambino speciale. Attenzione, Zombaira. Ok. No, l'agile Momonga, è sempre lui, ragazzi, è sempre lui. È che questo è il tizio che ha tutte le carte che lo curano, è veramente cancerogeno ai massimi proprio. In seguito una battaglia. Vabbè, facciamo che provo a spaccargli la set. Oh. Prego, Lorenzo, prego. Ok, allora, se attivo Frattura dei Jacky, gli spacchiamo questa. Schifo. Ok. Allora, l'ho fatto perché così posso settare ed evocare lui senza attributi per il suo effetto. Attacchiamo con Zombaira, l'agile Momonga e iniziamo a pushargli un po' di danni, ragazzi. Questi ci hanno 12.000 life points, ma adesso li scassiamo. Iniziamo a fargli 4.600, perfetto. Di questo in particolare no, Fufi. Penso, oddio, boh, ce n'è uno tradotto in inglese, ma perché è uscito solo in Giappone, qualcuno ha tradotto in inglese, che è Tag Force 6, ma... Boh, nel senso, anche no. Ok, guadagna life points. Questo glielo rimetto in mano, così gli faccio... Perché se è un'altra cosa che fa aumentare i life points... Accacatu cazzo. Vai Bobby, sti cazzi se missi quella, vai. È lethal? No, perché Zombaira non attacca diretto, se no era lethal. Ok, no, noi al manco con Zombaira a posto. Oh! Ok.
Vediamo di spaccare questo. Testa. Testa, molto bene. Rotto. Carte di merda, guarda. Ok, meniamo. Ci attiva nulla? Non ci attiva nulla. E non ci attiva nulla. Non c'ha un cazzo sto qui, raga. È messo malissimo. Bene. E sempre 200 punti di bonus. Quanto mi manca al prossimo livello? Che qua salendo di livello vi dà più punti. 95 è tanto. Ok. Allora. Oltre la vita, il mio colore. Vai, facciamo l'ultima battaglia in doppio. Poi continuiamo con la storia. Tutti ambientati GX. I primi tre sì. Il 4 in 5 Ds. 4 e 5 in 5 Ds. Il 6... lasciamo stare. Ok. Nova! Avete visto, ragazzi, contro chi siamo? Siamo contro Nova. Ecco che cazzo fa. Questa battuta l'ho già fatta troppe volte. Ecco che cazzo fa posto di lavorare a Pandora. Le musichette, ragazzi, sono bellissime. Ok. Oh, la vedo anch'io finalmente. Esiste il sema. Fieric, vedi, ti lamenti che non c'è i mostri. Eccoli, eh. Poi non c'ho manco un mostro macchina, ragazzi. Cioè, il treperdio bono di Mechanical Chaser, che almeno ce lo equipaggiavo con la piattaforma di supporto. Invece no. Ah, schifo, qua velocizzo. Attenzione. Attenzione, sì. Oh, dobbiamo fare attenzione. Aia. E questo fa male, ragazzi. Ti metterlo in attacco, mannaggia a te. Allora, devo trovare un modo. Trovare un modo. Yomi Ship. Non c'ho un mostro macchina, cazzo. Se pesco Mechanical Chaser lo posso menare con quello. Bravo! Beccati la nave Yomi, pezzo di merda. Bot, bel top deck. Entra in campo il Jinzo, ragazzi. Benissimo, quella torna dopo domani. C'han tanti quelle carte settate, ecco. No, dai, ma perché? C'avevo anche Sepoltura, l'avevo la Moff, ma tolto... No, non me l'ha bandita la Potter, convinto me l'avesse bandita. Ok. Allora, io però, piuttosto che settare il Mago della Fede... questo era l'Ital, ma mi ha tolto tutti i mostri. Pezzo di merda, raga. Potevo chiudere, ma ha tolto tutti i mostri. Ah no, sì, posso chiudere, scherzo. Boom! È vero che c'è sta bella carta, rimozione di limite. Bella, bella proprio, molto bene. Danno massimo 4800. Ah, non ce l'ho mai arrivato a 4800, bene. Ok. Esce dal posto speciale. Ok, lunedì 22 maggio. Vediamo un po' l'orario. Allora, come mica per un bel po' non ci sarà nulla. Però tipo, vedete già, a giugno ci saranno un sacco di eventi. Qua saranno fighissimi. Adesso dobbiamo skippare un po'. Questa è tutta la parte noiosa. Vediamo un po' la lista dei duellanti. Zin come è messo? Quelli sono 7 cuori su 8, ragazzi. Ormai è prossimo a fare l'amore con me. Cham le ha detto che a scuola è successo qualcosa di bello. Andiamo subito a parlare delle cose belle che vuole Chamley. E Bastion di duelli, invece. Oh. Zena, un passo al matrimonio. Sì, ragazzi, sì. Se avessi un cazzo di Cyber Drago. Turu turu tu, turu tu, turu. Lui di duelli aveva detto, quindi tuc. E infatti è molto felice di parlare di duelli. Oltretutto, ricordate che ogni volta che i personaggi cambiano location, voi potete riparlarci. Cosa c'ha Zane? Gianni, volevo chiederti una cosa. Ma sei mio compagno per il Tech Force? Per me sarà l'ultimo torneo importante per lasciare l'Accademia. Se avessi un compagno come te, credo che riuscirei a fare dei tag duel memorabili. Beh, pensaci su.
Ah, ci ha fatto skippare tutta la giornata. Ah, vabbè. Non me lo ricordavo questo. Un duello! Oggi duelleranno Chaz Princeton e Bastion Misawa. Chi perde dovrà trasferirsi dal proprio dormitorio. Venite tutti al duello campo dopo le... Ragazzi, sono successe troppe cose in questi giorni. Sono successe troppe cose. Sì, Shadow, se non sbaglio sì. Allora, Zane, alla fine bastano 7 cuori, non mi ricordavo sta cosa, ok. Cioè, sapevo che a 7 cuori succederà qualcosa, ma non pensavo fosse così immediato, ok. Ragazzi, Zane ci ha dato l'anello al dito ormai. È fatta. Ora possiamo metterci a fare l'amore con... diciamo con una persona... con Chumley, ecco. Tuo Jade e Nuichi non hanno problemi di restare in Slife. Lui è proprio strano, sapete. Parliamo di duelli. Sonic. Ok. Ma parlo di duelli con tutti e vaffanculo. Jaden non vuole parlare di duelli. Allora ragazzi, siete pronti? Sta per succedere qualcosa di devastante adesso. Fidatevi di me. Fidatevi di me. Praticamente ci sarà un duello tra Chaz e Bastion. Eccolo qua, anche tu sì. Allora, Bastion, ti voglio carico quel pezzo di merda di Chaz. Quel pezzo di merda di Chaz, devi sfondarlo. No, è su una bet perché chi ha visto l'anime sa già come va a finire. Però no spoiler, ragazzi, no spoiler. Oddio, Alexis, scusami. Basta parlare di duelli, ragazzi. Non va bene parlare di duelli. Vado al volo a prendere qualche panino prima di godermi lo spettacolo. No, Venominang è nel 2. Olè, lattuga. Questa piace a Bastion. Oh. Niente, prosciutto. Lo prende la carta. Se uscisse il panino d'oro, il panino l'uovo d'oro non sarebbe male, no. Vabbè, sti cazzi del panino vuoto, tanto ormai. Ah, fammi un po' vedere come si è messi qua. Chat, che dite? Riproviamo un Cyber Drago? È che Cyber Drago però si può ottenere anche in un altro modo, quindi... diciamo anche sti cazzi in realtà. Facciamo che spacchettiamo dopo. Oggi non duelliamo. Oggi siamo, come si dice, spettatori. Ok. Ragazzi, è ora di andare. Siete pronti? Stiamo per assistere a un duello. Chi perde viene declassato. Chi perde... ma c'era scritto questo nell'orario? Eh no, quindi a sorpresa, ragazzi. Un evento a sorpresa. Prendete, qua c'è scritto. Invece qua un evento a sorpresa. Chaz è quello di Yojama. Sì, però adesso c'è ancora XYZ. Yojama li scopre dopo nell'anime. E anche qua li ottiene dopo. Ok. Ok, raga, c'è la lezione. Dopo la lezione si va a vedere la sfida. Pesca tua carta preferita per fare le tue abilità artistiche. Chiami, tu hai scuola è un'opera d'arte. Beh, su via. Quello... ah sì, ma l'avevamo già visto questo. Alla fine sono sempre le stesse le lezioni. Lezione oggi finita. Forse hai sentito parlarne via mail, ma se non è così, Princeton sfiderà Misawa. Bello, stavo proprio aspettando questo. Princeton, Misawa, siete pronti? Eh sì. Sì, sono pronto. E allora andiamo tutti all'arena dei duelli. Spero che la tua bravura sia superiore alla tua simpatia. Sei quello che ha buttato le mie carte nell'oceano. Scusa? Come ti pare, Misawa? Io non ho fatto niente. Oh, davvero? Ti ho visto, Chaz. Stamattina Princeton l'ha gettata in acqua. Eh? È vergognoso anche per te? Come fai a sapere che non ho gettato le mie carte in mare? Credevo che io e Bastion avessimo deck simili. Bugiardo! Misawa, nessuno può chiamarmi bugiardo o ladro. Professor Velian, come la mettiamo? Chi perde questo duello sarà espulso. Impossibile, senza le sue carte il deck di Misawa è...
accetto le condizioni. Un bravo duellante ha sempre con sé un deck di scorta. Cosa? Che plot twist, ragazzi. Che plot twist. Il deck che ha gettato in acqua era un deck di pratica. Questo è il mio vero deck. Guarda i miei sei deck, ognuno è potente allo stesso modo. Vento, simbolo di velocità. Acqua, simbolo di calma. Fuoco, simbolo di aggressività. Terra, simbolo di stoicismo. Ho letto bene, vabbè. Oscurità, porto la luce nell'ombra. Ah, basta. Ma non c'è la luce, non ha detto luce. Cosa sei mazzi? Pensi mi faccia pure, ti brucerò con il fuoco. Preparati a perdere. Ragazzi, la tensione è altissima. Ok. Scansa fatica. Ah, c'ha le animazioni sto duello, oltretutto, eh. Perché io non... Ah sì, io posso skipparlo, ok. Mi sto divertendo, il mio turno. Oh, godiamocelo, ragazze. Vediamo come andrà. Fate il tifo, ragazzi. Chi tifiamo? Chi tifiamo? Siete dei villain... E volete che vinca Chazzi il bastardo oppure volete la giustizia? Guardate che animazione, mamma che meraviglia. È il momento di combattere, forza! Attacco col mio mostro. Cilindro magico, ragazzi. Boom! Se, ciao, Master Duel, ragazzi... Master Duel, ragazzi, fa un pippone con i piedi a questo, altro che. Mi sto divertendo. Ah, come si diverte, Bastion. Olè. Guarda qua, che meraviglia. Cuore del perdente. Pesca, Bastion, il card advantage è importantissimo. Ok. Vai, skippiamo un po' di animazioni, sennò... Catapulta ala! Attenti! Ok. Ah, scemo! Beccati questo, 400 danni. Come se mi facesse male, guarda che spavaldo. Adesso attacca l'altro mostro. Boom, altri 200 danni, scemo! Bastion, ragazzi, sta dominando. Bastion sta dominando. Bastion si sta anche divertendo, dice sempre mi sto divertendo. Bravo Bastion, bravo, aggressivo, così ti voglio, bravo. Se ho premuto cerchio annulla animazioni, no, ok. Pesco. Remastering nel senso, lo rigiocherei, beh certo. Ma non lo farebbero mai, non ha senso per lui. Ah, sono solo 100 life points. Cosa vuoi che faccia? Chaz, stai perdendo. Hai 2100 life points in meno. Sei un fallito. Oh, pesca Bastion. Thunder di più, va bene. Rendimi orgoglioso. Orc miseria di Elfi Gemelli, ragazzi. Perfetto. Attenzione Bastion, mossa un po' azzardata questa. Potevi aspettartelo, eh. Menalo. Bravo! Che combattimento vincente, ragazzi. Ok, ok, ok. C'è sempre quel distacco, ragazzi. Sepoltura. Guarda, lui soffre, ma soffre consapevole di star prendendo un vantaggio. Se evocava l'altro poteva fare la fusione, è proprio stupido. Potevo evocare W e fare la fusione. Che scemo, ragazzi. Ah, spade rivelatrici. Maledetto. Questo dà fastidio, purtroppo. Bastion, pesca tifone. Bastion, pesca tifone. Vai, Bastion, pesca tifone, cazzo! Mamma, quanti gialloni! Il deck dei gialli. Niente tifone, vabbè. Però ha un vantaggio carte non indifferente. Ok. Porca miseria, Bastion. Oh no. Oh no, Bastion, devi stare attento. No, raga, sta andando male. Perché ha messo in attacco il 1600? Perché tanto c'ha spada.
Ah, ok, non capisco. Ma perché? La I, ragazzi. Ok. Bastion si diverte, Bastion si diverte. Pesca, Bastion, pesca, vai, vai. Vogliamo Valkyrion, Bastion, vai. È pazzo! Insetto cavaliere in attacco. No, Bastion, scatta un sacco. Ma scatti i gialloni, scemo, non scartare giara dell'avarizia. Bastion, attento! Porca troia! Questo fa male. Attenzione, ragazzi. Spada rivelatrice sta distruggendo il nostro eroe Bastion. Armatura per prendere polvere. Cioè. Ok, si è liberato uno slot. Adesso la setta. Ma non poteva farlo prima, così attaccava due volte. Sacco. Il top deck dei veri campioni, ragazzi. Oh, non te l'aspettavi, Chaz, eh? Non te l'aspettavi, eh? Molto bene. Soldato di riserva. Attenzione, si refilla la mano. Ok. Più o meno, diciamo, un po' così, ecco. Vai, non c'ha più spade. Chaz non può più nulla, ragazzi. Cazzo, il 1008 gli fa su. Tragedia, ragazzi. Tragedia. Porca miseria. Poi arrivano tutti. Ma sono... Non ci credo, li ha tutti, ragazzi. Oh cazzo, raga, sta arrivando lui. Il boss assoluto incredibile! Oh! Non gli ha rimosso la Sakuretsu! Aspetta, qual è l'effetto del mostro? Cos'altro fa? Mamma mia. Oddio, ragazzi. Vedete, tutti a parlare della Sakuretsu di Bastion che si è tenuta 50 turni. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio. Tutto secondo i piani! Avete visto la Sakuretsu? Tutti a prendere in giro. Bastion va a chiudere! Vai Bastion! Come osi! Incredibile! Distrutto. Chaz è stato annichilito, ragazze. Credi che questo sia usato inatteso? Tutto è andato secondo i miei piani. Mamma mia. Musica del Chad che suona in sottofondo. Arg! Hai negato di aver gettato il mio deck nell'oceano. Dimostralo. Se insisti, ecco una carta che ho ripescato. C'è scritto sopra... con una formula. Hai rubato, mentito e perso. Meriti di essere degradato. Non può essere. Bastion Misawa, congratulazioni e benvenuto nell'Obelisk Blu. No, devo rifiutare i plot twist dei plot twist, ragazzi. Cosa? Ma per quale motivo? Appena arrivato in accademia, decisi che sarei entrato nei blu solo se fossi diventato lo studente numero uno. Jaden, tra tutte noi matricole, penso che quello studente sei tu. Grazie, questo significa che vuoi sistemare tutto ora? Guardarvi combattere mi ha fatto venire voglia di giocare. So di doverti sconfiggere qualche volta, Jenny, ma mi dispiace non ora. Perché no? Perché ho molto da fare prima di combattere con te. Scrivere molte formule, risolvere teoremi.
Mamma, il nerd proprio. Voglio essere provato. Mossa astuta, sarò pronto anch'io. Fino allora, amici. Il potere dell'amicizia, ragazzi. E fu così, signore e signori, che Chaz scomparse. GG comunque. Basti un eroe. 69 giorni. Ho già meccanicamente bellissimo, sì. Nel 2 c'è Carbal in quello rubino. E nel 3... mi ricordo, sinceramente. Ragazzi, cosa ne pensate? Cosa ne pensate di ciò che hanno, a cui avete assistito? Nome gioco, Yu-Gi-Oh! Jigstag Force. Non vuol parlare di duelli. Vabbè, tieni un panino, stronzo. Oh, gli piacerà il tofu a lui? Non ha la faccia, non piace il tofu. Ma invece sì. Ok. Sottaceti ti piacciono? Niente male, molto bene. Ok, dobbiamo rushare il Calabrian Zoo, esatto. Ragazzi, guardate, Chaz è sparito. Se n'è andato. Chaz se n'è andato. Le divinità non le puoi ottenere. Le bestie sacre le ottieni quando finisci. Basti un paio di duelli. Ma come? Basti, dopo tutto non vuol fare i duelli, vabbè. Dai, prenditi una lattuga, toh. Ecco fatto. Mi signo, però devo... Adesso Zen lo skippiamo perché vaffanculo a Zen, sinceramente. C'è qualcuno che vuole parlare di duelli? Oh, Alexis, che cazzo. Sembra che i duelli stiano sul cazzo a tutti. Allora, andiamo un attimo in classe. Skippiamo. Sì. Ok. Tu fai scaricarlo sempre tutto da internet, ragazzi. Un duellante non si arrende mai. Credi nel tuo deck. Wow, il dottor Calora sta dicendo cose sensate. Che strano. Basta, questa è tutta la lezione. Benissimo. Che lezione incredibile, ragazzi. Mi ricorda le mie lezioni a scuola. Ok, allora. Vediamo se Bastion vuol parlare di hobby, magari. Vabbè. Nulla di che. Il nome del gioco, raga, devo tatuarmelo in fronte. Allora, vediamo un po' di hobby. Raga, non vuoi parlare di un cazzo sto scemo di merda. Duelliamo allora. Ti obbligo. Duella con me. Ira della natura. Ok, qua velocizzo un pochino perché altrimenti buonanotte a tutti, ragazzi. Vabbè, giocare contro Chamley è facile. Bonk. Molto bene. Molto bene. Come hai detto, lezioni di grammatica italiana, una rottura di coglioni incredibile. Settiamo anche il taglio karmico. Yu-Gi-Oh! Jigs Tag Force. Il nome del gioco. Oh, che mazzo di merda, ragazzi. Poi ricordiamoci che... Allora, noi dobbiamo superare il livello di amicizia che abbiamo con Zayn, con Chamley. Poi dopo però torniamo amici con Zayn, perché sennò ci becchiamo Chamley nei tag duel della domenica. E io non voglio avere il Chamley come alleato, mi dispiace. Mi dispiace, ma anche no. Anche no. Ok. Possiamo mettere l'1, 2 e il 3, sono in periodi diversi semplicemente. Ah, scemo, beccati questo, coglione. Ok. Zumbera non serve a niente, io lo evoco lo stesso perché se no non so che cazzo fare. Vai, vai. Qua skippiamo. Purtroppo
La cosa brutta è che duellare contro Chumley non è particolarmente emozionante, possiamo dire. Assenza di gravità non ho influenze mostre coperte. E questi qua io te li metto in attacco, brother. Easy. Come mettiamo adesso? Hai voluto evocare quei cessi? Mo vedi che succede. E mo vedi che succede. Sbong. Sbong. Molto bene. Come titolo a Bologna non è accettato troppo comunista? Si vede benissimo a Bologna, ragazzi. È stata considerata la sole 24 ore la città... fatto a categoria in Italia delle varie città, è la città in cui si vive e si è vissuti meglio durante la pandemia. A livello di qualità della vita è quella più alta. Se vi fate due conti, diciamo che... Okay. Allora, cosa vogliamo prendere? Servirebbe Snatch Steel... Ah, prendiamo un po' di tutto, dai. Prendiamo 5 di queste. 5 di queste. Ci credo tantissimo, sì. 5 di queste. E poi ci prendiamo queste, che voglio un Mobius. Ecco qua. Abbiamo speso tutto, ragazzi. Vediamo un po' cosa ci esce. Spacchettamento epico. Bella decontante. Grande scudo Garna. È ok, però... non proprio il migliore di tutti, ecco. Goduria. Goduria suprema, ragazzi. È arrivato il buco Sergio. È arrivato il buco Sergio. Chissà perché mondo giurassico è qua. Vabbè, è limitato a uno. Grazie, ma anche no. Perfino un'altra Sakurezu. Cazzo è quella roba lì? Oh, beh. Portone il castello. Ma che carta è? Colpo Big Bang. Spicy. C'è di meglio. Vabbè, è un 2002 di difesa, dai. Allora, caccia il Mobius, bro. No, minchia, quanti ne ho aperti questi all'inizio, non ho trovato nulla. Spirito dell'acqua è buono. Però senza un Mobius un mazzo acqua un po' ci perde, no? Questi no, 50 miliardi. Insomma, non proprio quello che volevo vedere, ecco. Non assolutamente quello che volevo vedere. Andiamo un po' nelle carte magie e trappole continue. Cosa c'è? Crollo spaziale, non conosco. Ok, un po' di magie terreno buone. Al prossimo video, Roar Tigrotti. Le magie terreno buone, ragazzi, perché sono un bel modo per... farti menare gli avversari. Ok, allora, sicuramente buco nero ce lo infiliamo immediata subito nel mazzo. Grazie Night Capo. Grazie mille, bro. Niente tavola del destino, assolutamente. Assolutamente no. Allora, buco nero. Togliamo uno di questi, vai. Questa non è male. Se avessi delle bestie alate decenti. E... cioè, si stava incazzando come una maiala. Ehi.
tipo, vediamo un attimo. Allora, filtra. Vediamo un attimo delle magie terreno. Aumenta l'attacco di tutti i mostri vento, ok. Ah, ci abbiamo un Umiruka. Foresta, mondo giurassico. Ok, c'ho tutto tranne quell'oscurità. Eh sì, ho tutto tranne quelle oscurità. Buoni poteri di Gaia per aumentare l'attacco ai mostri terra. Il problema è che dobbiamo aspettare qua, purtroppo. Se avessi avuto un Mobius, cazzo, magari tornavo a fare un bel deck acqua, che non è niente male. Grazie Omega, come stai? Bello. Molto gentile, bro, grazie mille. Grazie il sub. Carte nuove, cosa abbiamo trovato? Non ho visto che abbiamo trovato di decente, sinceramente. Questa è buona a giocare insieme a Zane, la Cyber Fenice. Il Big Shield Guard, ma fino a un certo punto. Gearfried ci può stare con qualche combo. No, non affittiamo niente, non affittiamo niente. Voglio giocare con le carte che trovo, sennò... Ah, ci abbiamo anche Metamorfosi. Attenzione, Metamorfosi. Newdori è figo. Non abbiamo pomodoro mistico per evocarlo. Però, scusa, a sto punto, ora che ci penso... Ah no, è che ho le madre grizzly, perché dicevo... Oh, e questa? Sono dimenticato, ragazzi. Questa è tipo cilindro magico dei poveri, ma è meglio che niente. C'era anche Xin Zhengu, che non è male come carta. Certo che capirà questi pixel. Ok, mettiamo questa. Per le magie trappola può... Oddio, in realtà no, sti cazzi. Preferisco roba che distrugge. Questa non mi serve. È un po' troppo specifica. Anche ritorno totale, questa la metto inside per adesso. No, dai, va bene così, va bene così. Allora. Mercoledì. Io ho bisogno di fare di nuovo punti perché li ho di nuovo spesi tutti. Purtroppo non c'è la terza sezione dove ci fai, dove ci sono le challenge. Fammi vedere, non è che si sblocca adesso, forse. Si potrebbe sbloccare a 100 vittorie, io sono a 88. Non so se è quello. Potrebbe anche essere. Andiamo avanti. È scomodo così, mi signo. Posso anche cambiare visualizzazione. Io sono abituato in un altro modo, in realtà, però... Sti cazzi. Dicerie. Zane non ci interessa. Vogliamo il nostro amico Cicciottello Chumley, il nostro preferito. Prince, dove è andato a finire? Sei tu, Gianni. Gente come te, Jaden. Sembra davvero che vi divertiate a duellare. Non è che non mi piace duellare, ma per me è qualcosa di diverso. Perché, dici? Guarda che triste. È triste. Il nostro pupone è triste. Il nostro pupone è triste. Come si fa? Fa un bel massaggino. Oh. Una delle poche persone contento di parlare di duel. No, Tag Force 2 letteralmente inizi. Dice: con chi vuoi essere in coppia, scegli la persona. Bene, andate a duellare. Non c'è tutta sta roba qua, non c'è tutta sta lore, non è la stessa, per cui mi piace più questo. Di bello c'ha che ha carte nuove, personaggi nuovi, no? Perché, come ho detto, è fedele all'anime, però... Ok. Allora. Andiamo in classe. Skippiamo per velocizzare il tempo qua. Dobbiamo riparlare con Chumley. Buongiorno, studenti. Ah, che luce! Abbiamo già letto questo. Ogni tanto c'è qualche lezione nuova. E allora ce la leggiamo. Parliamo di hobby. Ok. Adesso andiamo di nuovo a parlare con Chumley.
Io ho bisogno di aumentare amicizia con lui per fare il Calabrian deck. Questo negozio mi piace veramente, però è l'unico che c'è, non è che... Ok, vai. Velocizziamo tutto, sì, fai shopping, bravo. Vai, duello con Chumley. Veloce, veloce. Ira della natura. Bello che quando devi fare le sfide per aumentare l'amicizia con qualcuno, quando le fai contro Chumley, ti rompi, o contro Sers, ti rompi il cazzo, perché i loro deck fanno veramente schifo. E quindi non è neanche bello duellarci contro, e questo è il problema. La mattina... ci starebbe cercare il gatto, però... Boh, il fatto che... Allora... Schifo, vabbè. Dicevo... Cercare il gatto ci sta, il fatto che parlare non è il metodo più veloce per aumentare i cuori. Cioè fai davvero, fai veramente prima dando i panini a rotta di collo e basta. Dai panini a rotta di collo e GG proprio. Proprio te ne sbatti il cazzo. Sta briccando male, non c'ha nulla. Easy. Settiamo questa e via. Il gatto sta di mattina sta in un territorio abbandonato. Sempre? No, penso sia randomica come cosa. Quello gli ho tirato in mano che se è criceto bubonico mi sparo nelle palle. Ok. Vediamo se entra. GG. Vai, così prendiamo un po' di roba per dargli i panini a questo. Dannazione, ho perso. Oh, rabbia. Andiamo anche al nostro amico Bastion. 167 di PM, ma perché lui è stronzo, cioè nel senso... Nel senso che fa schifo. Cioè proprio non c'è altro modo per descriverlo, cioè è considerato un mazzo di merda, quindi da pochissimi punti. Come si fa a sapere quale tipologia di panino piace a chi? C'è scritto nel database, se vai a leggere quello che dicono qua su Chumley, eccetera, la lista dei duellanti. Ok, skippiamo giornata. Chumley come è messo? Fammi un po' vedere. Tre cuori. Superato Bastion, ok. Allora, andiamo a dare il panino all'uovo d'oro a Chumley. Anzi, prima parliamo anche loro. Sentiamo se Chumley vuole parlare di qualcosa in particolare. Vuole parlare di duelli, a posto. Yo-ho, Gianni! Ti ho spaventato? Pezzo di merda. Perché dovresti volermi spaventare? Scusa. Ok. Sapore incredibile, grazie! Si è messo a piangere, ragazzi. Dall'emozione. Vediamo quanti cuori ha preso. Se non sbaglio, gli dà un cuore intero il panino l'uovo d'oro, quindi... È very good, fammi vedere. Ah, quattro cuori, signore e signori. Perfetto. Quattro cuori. Dite, mattina al dormitorio abbandonato. Andiamo a vedere. Joshua, chissà che cazzo fa Joshua qua. Come si chiama il suo mazzo? Spirito del samurai. Senti che musica creepy che c'è. No, non è qui. Cioè almeno non mi... Forse è qua. Cioè ragazzi, che mazzo usi? È un... Gialloni beatdown. Cioè letteralmente con quelli con più attacco possibile, perché... Sto un po' con le pezze al culo coi soldi, anche se il mazzo inizia a essere decente. Tic 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 tuc. Come al solito. Dai, sfidiamo un po' Alexis, ragazzi. È un po' meglio di Chumley, almeno. Per me l'amicizia è un personaggio che riesco ovviamente ad arruolarlo per il torneo tag. Sì, e anche a sbloccare ovviamente le sue carte, quindi la sua boost. Vale solo con i personaggi principali, questo. Tu, mamma mia che bella mano per il turno 1 che c'è qua. Beh, easy. Perfetto. Taz, ma non ci puoi andare purtroppo, c'è il tizio che blocca.
Guarda che attacca. Ah, scemo! Torna in mano. Torna in mano Bobby. Perfetto. Lo metto in attacco così Alexis sarà forzata per la legge della CPU ad attaccarmi. Perché sennò mette il 1009 in difesa e io non c'ho modo di toglierlo e non uso buco nero per distruggermi la board. Vedete, eccolo lì. In questo modo, mettendo in attacco, faccio taglio karmico. E... ma via buco nero, tanto abbiamo la vittoria in pugno, ragazzi, l'ho detto. Grande by Earl. I gatti sono sempre dalle ragazze, coincidenze io non credo. Vinto, comunque vi faccio vedere adesso, non mi fa passare. Alexis bonus duellante solo 100, non è tanto. Vedete? C'è Wade che dice no! Non si pazza! Non si pazza di qui! Andiamo a Fonda che dice un bel duello, lei c'ha deck carino. Deck carino! Un po' stereotipate le ragazze negli anime giapponesi, soprattutto quelli vecchi. Deck carino. Io donna, io kawaii. Sì, c'è l'infermiera Barn. Fatto male però, ovviamente. Ecco. Eccolo, ragazzi. Non mi ricordo se si trovano le carte che spaccano magie e trappole, effettivamente. Forse anti-effetto, mi sa. Set un mostro, magari mi attacca lei. Fammi vedere. Allora. Sta finendo il turno. Non faccio niente, che devo fare? Tutto bene, è tutto come dovrebbe essere. Ma non è possibile, ragazzi. Che facciamo? Come vinciamo, raga? Allora, io c'ho un Dust Tornado. È l'unica rimozione che ho nel mio mazzo. Ok. Qui carino sembra cancerogeno, no? Alquanto, sì. Eh sì, devo trovare... devo aprire la busta di Jinzo. C'è Heavy Storm. Oh, continuo a scartare qua. Vedete? Il grande costo di 100 life points ogni turno. Hai solamente 79 turni, ragazzi. Non male, devo dire. Allora, sto pensando come possiamo fare. Vai, tanto non vinco i deck out perché ho iniziato prima di lei. Ok. È che io posso anche usarglielo buco nero, però il fatto che io c'ho una rimozione sola per togliere sto coso. E fare l'OTK non è fattibile perché c'ha mille mostri settati. È questo il problema. Sto pensando.
Wow. Che carta incredibile. Devo pensare a come riuscire a vincere. Oh, che palle. Oh, mi avrebbe fatto vincere se non avessi attivato la pot sta cosa. Vabbè, vabbè. Ah, è vero, poi c'ho anche Blowback Dragon, è vero, c'è pure lui che non è niente male. Non c'è niente, non è niente male Blowback Dragon, è vero. Ah, cazzo, no, Madre Green si può attaccare. Ma la domanda è, mi serve davvero attaccare con Madre Grizzly? Vediamo intanto che cazzo ha in mano. E che dobbiamo fare? Via Lily, l'unica carta decente che... Ah, sì, sì, però riprenditi pure tutti i mostri che vuoi. Ragazzi, stiamo qua a 60 anni. Io vorrei Blowback Dragon, per favore. Così magari faccio qualcosa anch'io. Attenzione, fermi tutti, fermi tutti. Allora, bisogna pensare un attimo. Potrebbe avere altre Floodgate, c'è da pensare anche a questo. Mettiamo tutti i mostri in attacco. Ah, poi settiamo. E settiamo. Buco nero non lo attivo, perché spacco i miei e poi inizia a riempire il campo di nuovo. Non ne vale la pena, secondo me. Ok. Io adesso gli faccio Dust Tornado su quello. Vediamo che cazzo c'ha. Iniziamo a attaccare a rotta di collo qua. Ok. No, l'agile Momonga. Va bene, ha un'altra in mano, ci sta. Ok. Allora, non ho visto altri Floodgate in realtà, quindi c'è caso che non ne abbia altri. Quella carta che ha settato mi fa paura. Se un altro Floodgate impazzisco. Allora, quanti danni ho in campo? 1.900, 3.400, 4.200, 5.200 e 50, 5.300... 6.100, 7.100 è Lethal. Sì. Ah, vediamo un po'. Così. Aspetta, ma... Ah, ok, figa anche questo, ok. Vediamo se riesco a vincere. Vabbè. Va bene, va bene. Usciamo danni. Tanto alla fine non è che si è fatta... Sì, si è salvato un turno. Ok. Ma il fatto di salvarne due non cambia un cazzo, Esatter. Cioè... Ok, Rescue Cat. Ah, ok, proprio... proprio ai massimi livelli. Perfetto. Mossa delle AI. Ah, sì, sì, te la mostro la mano, tranquilla. Ok. Che fatica, ragazzi. We did it. We did it, baby. Ok. Turno più lungo, 43, madonna. Ok. Non combattiamo più contro lei, grazie. Non più. No, non lo facciamo.
Andiamo a parlare con Bastion. Bastruns. Duelli. Come al solito. Ok. Prendiamo un bel qualche panino da Racciamli, che lo vedo tutto sciupato. Voglio un panino, Dorothy. Come la mettiamo? Lattuga. Non so se gli piace. Sicuramente piace a Bastion. Al curry piccante. Sì, sì, Zen sarà il miglior amico. Quello è poco, ma sicuro. Oh. È quell'altro! Maledizione! Oh, shit. Niente. Unlucky. Allora. Non è andata molto bene. Vengo dal raid. Di chi è? Bella, bro. Ah, del raid da un utente di Black Ostaro? Sei l'utente. Benvenuto, signor utente. Ok, andiamo domenica, così facciamo un po' di duelli insieme a Zayn. Facciamo dei quattro cuori, ma non mi sta facendo... Cioè, non mi manda segnali di amicizia, avete notato? Maledetto Chamley, con tutti i panini che ti do. Jaden, cosa vuol parlare Chamley? Alexis Nobby, non mi interessa. Ok. E Chamley cosa vuol parlare? Chamley, niente hobby anche con Chamley, va bene. Sig, tu Gianni, tu Alena, queste vincere o perdere. Chamley fa dei discorsi molto depressi, sto notando. È il deck Calabria, dobbiamo farci amici Chamley, ragazzi, questo è il fatto. Bastion vuol parlare di duelli, ok. Perché tutti sti cuori? Perché funziona così il gioco. Deve arrivare a 7 cuori anche con lui. Lo affoghiamo nei panini, ragazzi. Allora, qua skip, andiamo direttamente ai tag duel, facciamo un po' di duelli con Zayn. Ok. Vai Zayn, andiamo a spaccare tutti. Ok. Questi ci hanno rotto il culo una volta. Ci riproviamo, Zayn. Ci riproviamo, Zayn. Ci hanno rotto il culo una volta, non ci faremo battere di nuovo. Siamo persone migliori, il deck è migliorato, il mio di poco, ma un pochino anche il mio. Ok. Cazzo settato. Vai, puniscilo, puniscila. Tic. Bene, 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 bene. Mamma mia. Ottimo, ottimo. Guarda qua che meraviglia. Pottina all'inizio. Ok. Mechanical Chaser. Andiamo a picchiare. Perfetto. Ora, potrebbe avere... Ma Torrential non lo setto, dai, non ne vale la pena. C'ha Tempesta, poi. Già la terza, che sì. 3 su 4. Ok. Io ti dico, vattene a fanculo proprio. Beh. Si skippa Adrophase, ma tanto a Zayn non serve Adrophase, c'ha già i mostri in campo. Vai Zayn, picchiala. Picchiala, bravo Zayn. Mamma mia, non gli fa far niente. Ottimo. Oh cazzo. Oh cazzo, ragazzi. Oh cazzo, oh cazzo. Allora, però direi che la possiamo chiudere. Se non c'ha roba strana settata, la chiudiamo. Io direi, attiviamo Drago Sputafuoco su quella. Ti prego, no. No, niente. Ah beh, ma tanto c'ho 7 attrezzi il bandito, ok. Cioè, a meno che non abbia una magia difensiva, ci siamo a cavallo. Non credo ce l'abbia.
Se ce l'ha, c'è una trappola, ma ancora bambia manco quella. Easy trombate. Trombatissime. 200 punti tra duellante. Non so se c'è qualcuno sopra i 200 punti come bonus per il duellante. Oh. È il primo free. Marcel! È proprio lui. Saturno indugia. Sa che è tradotto un po' con i piedi. Bella mano il turno 1. Ecco qua. Oh. Ok, ok, ok. Buono, buono, buono. Zolga. Tuk. Ok, allora. Giochiamo zombiera. Proviamo a menargli quell'affare. Scudo prosciugante. Marcel, però anche te. Spaccatura. Che cazzo ha preso Zenestrade? È tipo rimozione di limite. Cosa poteva mai essere? Ok. Porca. Torna pure in mano, Bobby. Torna pure in mano. Che così diamo... Cazzo, quindi... L'effetto è negato a Jinzo. Eh sì, eh sì, eh sì. Vabbè, si può rievocare Jinzo. Ok. E lo rievochiamo. Ah no, non lo rievochiamo. Vabbè, sti cazzi. Evochiamo lui va bene lo stesso. No, tanto non c'è effetto, inutile che lo attivo. Ok, quel tizio lì gioca skill drain, quindi. Interessante. Questo ce l'ho... No. Set. Ok. Va benissimo. Ok. No. Tutti in difesa, Bobby. Sì, ma attacca quell'altro che adesso rimette in attacco e ti mena. Ah, no. Un po' strano. Vabbè, io direi che la possiamo chiudere, ragazzi. Voi che dite? Rimozioni di limite. Direi proprio che la possiamo chiudere. Tuk. Ho fatto male i calcoli, non la possiamo chiudere. Mi converrebbe fare così, sapete? Ho fatto male i calcoli, my bad. Mi riprendo in mano questo. Così non si spacca e dopo lo evoco per chiuderlo. Ok, fammi pescare. No, non mi fa pescare perché giustamente c'è. Vabbè. Ma sei un idiota! Sei un idiota! Mamma mia, la CPU, ragazzi. Non è possibile. Ma c'hai strappa possesso. Mamma mia, giocare con la CPU è un trauma comunque. Zane è prossimo alla pensione di invalidità davvero, ragazzi. Mamma, se perdevo con sta roba. Sfidiamo Nova. Vediamo come è messo con Pandora 4. Minchia, ragazzi, cioè, proprio fuori di testa. Zane, qua la CPU ti prende per il... Riflettore. Sì, Scherbro, ma è così un po' con tutti. Cioè, quei personaggi principali fanno abbastanza schifo. Invece, già tipo Bastion, sai, ha solo dei gialloni, quindi diciamo che con Bastion è un po' più facile. Perché sta pieno di gialloni e via. Poi quando vuoi quelli forti ci sono... C'è il tizio, quello di prima, che gioca... gioca skill drain e gioca a tutti 2003-2004. Quindi c'è quello, vai sul sicuro. Capito? Attenzione, ne è apparso un altro. No. Lascio scartare a Zay, intanto lo tira adesso.
No, vabbè, 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 ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Picchia, 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 vai. Ecco. Ottima mossa, però. Molto utile, soprattutto. E... tuc. E... tuc. Bene. Zen è come gli Iron di LOL. Assolutamente sì. Vediamo un po'. Sfidiamo Jaden. Ok. Comunque Jaden è facile da battere. Da comunque bonus duellante 150. Non ci sono le animazioni. Ma le ho tolte per giocare. Cioè, sono lunghissime. Eravamo ancora col deck acqua iniziale. Se le animazioni in sto gioco. Ciao, codeina. Oh no, Zen ha la sua nemesi in mano. C'ha spada rivelatrice, ragazzi. C'ha spada rivelatrice. Ma sì, ma che cazzo giochi? Via questo, tanto l'altro fa schifo. Mamma mia, Zen, che schifezza. Ok. Non è che ci potevamo fare più di altro. Passiamo. Patroid. L'ha vista. Il deck base è battuto Zen grazie a un trollato di emozioni di limite. Ah beh, ci sta, cioè molte volte si ammazza da solo come un idiota. Tempesta potente. Poi le guardi. Le guardi dice... diciamo che setto. Cosa c'abbiamo al cimitero di magie forti? Confisca, ma non abbiamo più life points. Facciamo che la moff la teniamo per adesso. Se no Zen fa dei casini e basta. Ok. Via Sparkman e via quest'altro scemo. Vai. Forse ci sblocchiamo la situa, ragazzi. Forse ci sblocchiamo la situa. Quello dovrebbe essere Evion, li avevamo visto all'inizio. Codeina, però poi sì. Però poi sì. Segna dell'eroe, no. Vabbè, ok, ok, sti cazzi. Oddio, Bono, come inizia a chiederti. Vuoi attivare questa carta? Vuoi attivare questa carta? End phase. Ok. Attenzione, lui setta. Poi a Zen gli è andato sta carta qua, la piattaforma di supporto, ma non la gioca mai come si dovrebbe giocare. La 7 e basta. Quindi gliel'è andata, ma cosa te l'è andata a fare, bro? Cioè, attiviamo l'effetto. Cioè, questa cosa dovrebbe essere letteralmente l'equipaggio mostro macchine, dà più attacco e difesa e poi si distrugge al posto di distruggere le macchine. Però la gioca solo coperta in difesa. No, ma io non ci posso credere, ragazzi. Curibolato. Ma io setto tutto. Frega un cazzo. Setto tutto. Vai. Sai che non lo so, Polissimo. Sì, mi sa che si può disattivare, però a volte serve. Dei codici gran carta, infatti anche quella andrebbe presa. Nuovo punteggio massimo cosa? Mostri non equipaggiati. No. Wow. Bonus duellante 100. Ma mi ha considerato Cyrus, mi sa. Non... aspetta, fammi vedere. Adesso faccio duello con Cyrus. Così ci vede che ha lo stesso duello. Perché ho sfidato Jaden prima, no? O Cyrus?
Cosa ho sviato Cyrus e non Jaden? Ci sta. Vabbè. Vabbè, sti cazzi. La pot ce l'hanno tutti comunque. Bonk. Vai, vai, andiamo veloce che qua. Grattapalle! Sì, Patroid gran carta. Patroid gran carta. Hai fatto bene a rievocarla, bro. Vai, dabbi altri due mostri. Ah, meno male. Allora, probabilmente io setterei la Moff, però, detta sinceramente, io voglio sbrigarmi. Ti pusciamo danni più non posso. Non ho sempre preso in filone cosa dentro. Ovviamente adesso non c'è un mostro che sia uno. E beh, ovvio. Ovvio, un mostro. Santa Madonna, guarda. Aspetta, che modo settar 50 robe qui. Basta, non setto tutto, sennò qua ciaoone. Sì, è vero, Zen ha evocato una volta Cyberdrago Gemelli, ma è che il suo deck si evolve col tempo. Questa è una versione un po' merdosa. Facciamo piazza pulita? Ma sì, dai. Almeno ci leviamo un po' dei coglioni tutta sta gente. Ok. Sono dei duelli in coppia, sono talmente lunghi che devi abusare il velocizzatore per forza. No, ti cascano proprio le palle. Senza pensarci troppo. Ok. Iniziamo veloce. Allora, io so che lui c'ha delle Sakuretsu là dietro, quindi l'idea quale sarebbe? Provare a spaccargli, Ok. Allora, io so che c'ha le Sakuretsu là dietro. Che vogliamo fare? Vabbè, tanto prima o poi vanno attivate, voglio dire. Ok. Che pensi di bianco appello magico? Un po' un meme. C'è un muro dimensionale su questo. Tuk! 1200. Dai. Meglio che niente. Quale pacchetti consigli? Boh, all'inizio vai con i pacchetti degli attributi. Che ne so, vai con quello attributo oscurità, ti fai il mazzo oscurità. Però ovviamente ti servono carte anche da altri pacchetti. Sicuramente spezza vita, quello con la Sakuretsu è il miglior pacchetto di tutti. Quello va ficcato assolutamente. Ok, via. Questo è un Climan. No. È una merda. Ecco cos'è. Sta partita un po' lunga. Devo abusare il velocizzatore. E poi c'è Zane che non c'ha mai un cazzo, raga. Era quello il Climan. Ho sbagliato io. E mo chi ci passa più sopra. Vabbè. Fanculo, bro. Fatelo tornare in mano, va. Vediamo un po'. Dovevo aspettarlo. Dovevo aspettare. Questo non attacca diretto. Zain, ti prego, puoi far qualcosa? Vabbè. Chiedegli di usare strappo possesso è troppo, ovviamente. C'è la pot, però se setto Moff, io lo... Ah, quello è l'altro Climan, non sto manco ad attaccare. Se io setto Moff, lo so che mo me la flippa Zane e prende la merda. No. Basta entrare su Climan. Ok. No, non la flippa, ok, non la flippa. Per qualche motivo buono. No. Proteggi. Ok.
game lungo totalmente a caso. Ok. Ok, non l'ha flippata, buono. Ci prendiamo l'anfora della vita in mano. Le. E queste sono carte, signore. E queste sono carte, signori. Perfetto. C'è un tributo torrenziale e mi lancio alla finestra. No, grazie, meno male. Attacco! 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 Boom! Ci abbiamo fatto, ragazzi. Diamo i punti. Tornare nel riflesso 1600, come mostri tutti avversari 11. No, bonus duellante 100%, forse fa una media tra i due. Ah, si fa una media tra i due, perché Sarus è 75 e Gendel è 125. No, 105. Oh, vabbè, che stiamo fregando. Ma facciamo l'ultima sfida. C'è Sium, qua c'è Pablo e Bivin. Nova e Simon. Qua c'è Hide. Abbiamo sto tizio non sappiamo chi è. Chi è questo? Che cosa vuoi? Mi chiamo Swin. Non ti dimenticare questo. Un giorno mi chiameranno il re del duello. Vedremo, ti farò assaggiare il vero potere. Chissà perché Anfra è stata bannata. Chissà. Chi lo sa? Difesa magia assoluta. Un oceano leggendario. Oh, attenzione. Per adesso una mamma mia, quante anfore che si vedono da queste parti. Meno male abbiamo spacchettata subito, ragazzi. Mo c'ha due Cyber Drago. Se soltanto avesse delle carte per poter evocare il gemello. Minchia, qua vincoli potere con Cyber Drago gemello. Aveva fatto TK con un mostro, eh. Se avessi avuto vincoli potere in mano, facevo TK. Ok, molto molto bello. Poi c'è la Madre Grizzly che è buffata, ma... A me non frega un cazzo. Vado con questo. No, 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 Bobby. Tu non hai capito assolutamente niente. Via questa subito. Toh. Floodgate te li infili su per il culo. Il floodgate te li infili su per il culo. Maledetto gravity bind schifoso. No, 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 no. Minchia, meno male Zane che c'hai ste carte, davvero, guarda. Sei benedetto. Benedetto Zane che c'ha il disturbo magico. E ho rimbalzo in mano. Ma no, dai, teniamola. Tanto gli torno in mano a prescindere. Ok, riflettore. Tuc. Ok. Spacca, spacca, spacca tutto. Ma no, ma... Vabbè, raga, ma non ci credo. Ma non ci credo. Ma perché? Ma non è possibile, ragazzi. Ma non è possibile. No, moto lo riattiva. Ha intato di nuovo. Non si può giocare, ragazzi, con Zane. Non si può giocare. Si può giocare con Zane, non so che... È veramente difficile giocare con... Oh, che due coglioni sta carta. Non bisogna accendere un Cero San Gennaro ogni turno che non ti spacchi il tuo mostro. Meno male. Ma io direi mando subito in mano, che poi Zen va a finire che capisce più niente. Trolla, facciamo così. Zen devi solo cliccare attacco. Bravissimo. Oh. Bella matte, io guarda che ieri l'altro sono arrivato secondo su 15 al local. Perso da Mohamed Ali, già con quel nome potete capire che non avevo possibilità di vittoria. Ero contro un campione. Usciamo da qui. E comunque questo meta è più bilanciato del GOAT. Partiamo da questo presupposto. Fieric, non è che ci vuole molto. È vero. Ok. Affina pure, affina pure. E faremo un'altra live.
Allora, dicerie. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Facciamoli voler parlare di duelli. Oh! Yo-ho, Gianni! È un 3v1. Con Zane sì, solito sì. Allora, io provo a dargli questo. Vediamo un po'. Non è andato molto bene. Sandwich del destino è stato un destino un po' di merda. Diamogli i panini più buoni. Ma il fatto è che a Chamley non piace la carne. Ma com'è possibile? C'ho solo carne. T'ho spaghettini fritti. Dai, l'uovo non è carne. Spero non sia vegano. Ok. Vediamo un po' se è aumentato un po' l'amicizia con Chamley. Meno. Vabbè, però abbiamo soldi. Abbiamo soldi. Allora, ma sti cazzi di Zane, brother. Andiamo a parlare con Alexis. E poi andiamo al negozio. Duelli. Mi voleva dire una cosa. Che culo. Che culo. Anzi, facciamo la lezione. Lui gioca a quella, per questo gli piace la verdura. Certo, anche il pesce gli piace. Il suo sandwich preferito è quello, lo stoccafisso, per farti capire. Ragazzi, le lezioni oggi sono duelli veri. Sono delle lezioni che potete imparare solo combattendo. Alexis, dimostra, prego. Sì, signore, tocca a me. Pesco, fantastico. È per questo che sei ido dalla scuola. Perché? Perché ha pescato. Compito assai difficile. Sei la migliore, Alexis. Sei un idolo, dovresti indossare un peplo. Avanti, basta. Alexis, l'idolo, indossa un peplo. Smetti di immaginare certe cose. Lezione di oggi è finita. Benissimo. Ok. Chat, ma secondo voi ad Alexis piace la salsiccia? Ok, 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 ok. Cosa ne pensate, ragazzi? Ha un po' apprezzato, dai. Penso potete che mi piace, quindi ho detto un po'. Sì, dai, non è male la salsiccia. Come pesca lei, non pesca nessuno, infatti. Cioè, lei è proprio brava a estrarre le carte dal mazzo. Ok, duelli. Niente, a posto. Allora, Jaden, duelli. Non è felice. Cyrus, duelli. Non è felice. Perché ho dato il cazzo al tag, tag duel, ecco perché. Voglio delle carte. Allora, fammi un attimo dare un'occhiata. Oggi sono le buste oscurità, che in teoria hanno le carte più forti, fino a un certo punto. E... The Survivor, Double Coston, Dark Scorpion, Mystic Tomato. Boh, c'è il pomodoro mistico, che è l'unica cosa decente in realtà. Tolto il pomodoro mistico, le altre cose non è che mi interessino più di tanto. Boh, dai, prendiamo comunque un po' di busto oscurità. Magari c'è una pumarola mistica. Ok, e poi ci serve queste buste assolutamente. 10 di queste. Ok. 10 di queste e poi... Allora... Sarò onesto. Snatch Steel si trova qua, vero? È qui, quindi fammi vedere se c'è Snatch Steel, che non mi ricordo. Dovrebbe essere qua. Megamorph. No, non è qua Snatch Steel. Chissà in che set è, non mi ricordo. Non mi ricordo in che set è Snatch Steel. Vabbè. Facciamo... Tiriamo dei soldi, non dobbiamo per forza spenderli tutti ogni volta. Single player questo gioco, beh, multiplayer, se trovi il modo di far comunicare due emulatori della PSP, sto con un gioco del 2006, puoi giocare online.
Grazie. 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 Grazie mille. Oh. Alcana, il cavaliere dello scherzo. Al set ruba carte, può essere, ok. Orca miseria, quello è tosto. Quella carta lì è tosta. È praticamente un omni negate obbligatorio. Ok, ok, ok. I like it. Drago teschio demone, interessante. Doppio tranello, sai che cazzo è. Ah, qua piacerebbe il pomodoro. Bellissimo, guarda, però senza il pomodoro mistico è totalmente inutile. Honest, I'll be honest. Useless. Niente, c'è solo il pattume qua. E dai, cazzo. Un altro 1009, l'arcidemone soldato, dai, non si butta. Un altro 1009 ancora. Molto bene. Vabbè, dai, allora, non mi posso lamentare assolutamente, ragazzi. Abbiamo trovato delle carte non indifferenti. Delle carte non indifferenti. Allora, due arcidemoni soldati. Perfetto. Poi abbiamo trovato... Cavaliere, non mi ricordo come cazzo si chiama. Ecco, della scoperta del teschio. Allora, intanto 1009-1008, quindi altissime stats. Non può essere invocato speciale. Quando sono attivati gli effetti di un mostro, questa carta deve essere offerta come tributo se è in campo scoperta, per annullare l'effetto del mostro e distruggerlo. Quindi, questa in tag fa dei casini, ragazzi. Cioè, mi immagino Zane che evoca il Blowback Dragon, attiva l'effetto e mi distrugge entrambi. No, questa non posso metterla nei tag. La mettiamo inside, ma questa non si può mettere nel tag. È finita, Zane trova il modo di intare prepotentemente. E poi vabbè, Heavy Storm assolutamente. Sono tornato su Twitch, prima sub ovviamente. Eccola qua. Molto bene, molto bene. Triambi di Gagagigo, che abbiamo messo altri 2009 gialloni. 18 mostri. Tempesta potente, possiamo togliere o rimpicciolire, direi, tra tutte. Che ha tripla spaccatura. Un po' too much, forse. Vabbè. Bella Ciocco, grazie mille del sub, molto molto gentile, bentornato. Il monitor si chiama PPSSPP. Pipi, è presente il Pipi. Ecco. Allora, andiamo al laboratorio di Dexter. Tutti tu. Allora, qui dentro dobbiamo metterci 99 carte e potrebbe uscirci il Cyber Draw. Questo è il card converter. Ci mettiamo 99 carte, però ci mettiamo ovviamente carte che abbiamo in troppe copie, tipo tutte quelle sopra le tre copie ce le mettiamo, così lasciarci il playset. 1, 2, 3, 1 qui. Poi abbiamo già qua il playset di bomba fumogena, potrebbe essere un bel mazzo da usare. Troviamo i Gearfried. Ok. Ah, praticamente come funziona sto strumento, ragazzi, il card converter? Funziona che voi ci mettete dentro tot numero di carte, che vanno da 10 a 99, e vi possono uscire delle carte specifiche. Ovviamente c'è la lista su internet, ai tempi non si sapeva, ma adesso, grazie all'internet, possiamo sapere tutto. E quindi, se ci metti 99 carte, possono uscire... diversi mostri, tipo un paio di mostri fusione di Neos e il Cyber Drago. Ovviamente noi puntiamo al Cyber Drago, ecco. 8 carte, vabbè, ma tanto ne abbiamo un sacco davvero, cioè no problem, possiamo fare anche più di una spinnata. Tic. Lasciamo 3 copie delle carte, che è il massimo legale per giocare, e sopra le tre copie buttiamo via tutto. Tic. Tic, tic, tic.
Ok, 99 ragazzi. Attenzione. Attenzione signori. Attenzione signori. Chiudo gli occhi. Ludopatia. Oh. Oh. Oh, è il Cyber Drago, ragazzi? No, la merda. Unlucky. Vai, vai. Andata male, ragazzi. Andata male. Male, molto male. Qua c'ho un 9. Dai, riproviamo, riproviamo. Tanto finché abbiamo tutti sti mega doppioni non serve a nulla. Comunque questa è una bella cosa, nel senso... Arrivo a un punto, tipo nel mio salvataggio, quello ufficiale, quello che ho giocato negli ultimi anni, diciamo, quindi il mio vero save, sono delle carte che ho tipo 80 copie della stessa carta. Quando ho voglia mi ci metto lì e le tolgo tutte, così. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic tic. Vai vai. Così almeno diamo vita a queste carte che sarebbero totalmente inutili. Poi per carità uno potrebbe mettere anche tipo Tadpole, io non le userò mai. I miei occhiali. Però almeno dire oh, in caso che si fa un mazzo stupido, ma anche così proprio per completismo, dire io ho tutte le carte giocabili in playset. Playset vuol dire in 3x. Insomma non si butta, ecco. Questa. Ciao Orlum, grazie mille del sub, bello. Attenzione, ti dedico sto sbustaggio, sbustaggio poi per modo di dire, sto gambling. No, non le faccio donazione. Donami tu a me. Che cazzo ti permetti? Oh! Mamma mia, ragazzi. Quanta difficoltà per trovare sto Cyberdra. Ma poi non so se puoi trovare... Sì, penso tu possa ritrovare le stesse che hai già trovato, per carità. Ok, ok. Another one. Ok. Se io dono a te stesso, sono un coglione, perché mi dono per aumentare il mio fatturato e quindi pagare più tasse. La differenza è che i soldi arrivano dalle mie tasche, quindi proprio... No sense donare a se stessi. È il motivo anche per cui non gifto sub. Mi gifto sub per cosa? Per pagare più tasse? Servono 99 carte per trovarne una? Allora, no, dalle 10 puoi mettere da 10 a 99 carte. E in base a quante ne metti hai tot possibilità di trovare diverse carte. Cioè, se metti 10 carte, puoi trovare, diciamo, gruppo A. Se ne metti 11, puoi trovare gruppo B. Se ne metti 12, puoi trovare gruppo C, eccetera. Se metti 99, tra le varie carte merdose, tipo i neospaziali schifosi che avete appena visto, c'è anche il Cyber Drago, che cazzo, se mi becco un Cyber Drago, buttalo via. Tanto voglio dire, ste carte qua. Ma pioggia violenta, 6 carte, 6 copie di pioggia violenta. Mio, che cazzo me ne faccio, capito? E invece così le sfrutti. Oh, Matteo, ma ci sta a chiedere. Però il concetto è... Non è a se stessi, non ha senso. Il mio starter deck di Kaiba. Hai idea di quanto costino? Ok. Oh, vai. Ultima, perché poi non so se ho abbastanza carte per fare un'altra. Forse sì, ma... Stai registrando? Attenzione, attenzione. Sword, grazie, 32 buona. Mesi. Bello, è la volta buona questa? È la volta buona. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Cristo, ragazzi.
È sempre sta... Basta, 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 ne voglio... Basta. Ciamoli, vieni che ti do un po' di panini. Cazzo, l'ha parlato lui? Oh, ah, forse ce l'ha parlato con Cham. Ah, c'è qualcosa col pesce? No, 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 il destino, no! Era, c'era tipo quello con l'aragosta. All'aglio. Oh. Che gioco è? Yu-Gi-Oh! Jigstack Force. Oh. Qui sarebbe anche quello l'uovo d'oro. Shh. Allora, devo timare. È quello prima. Maledizione. Vabbè. Con l'aragosta è tanta roba, lui piace. Vai, vai, magna, magna, sta tutto sciupato. Magna, magna, magna. Magna che fa bene, magna. Bulking season, bulking season. Bulking season. Non che gli serva, però. Che servono i panini a fare l'amicizia con la gente. Oh, 99, 97 win, aspettate che voglio i 100. Classica mamma napoletana, sì. Ma del sud in generale, però. Giochi ancora... giochi ancora... Tornare su Master 2. Ma io Master 2 non lo tocco da un anno, ma giusto perché mi ha sponsorizzato Konami. Però. Non lo voglio vedere. Tanto non non metteranno mai retro format. Non fanno soldi. Vai, vai. Andiamo veloci qua. Che duco. Vabbè, ok. Stupido, meno male. Io diventerei amico di uno che regala panini, ma tipo su. C'ha i suoi vantaggi, sicuramente. Vai, vai. Guarda qua. I cagnacci proprio. Cagnacci beatdown. Ok. Tuk. Vai, con i 1009 si fanno presto i game, eh. Guardate qua che velocità. No, no, subito in mano. Subito in mano, via. Olè. Gialloni beatdown, ragazzi. Ok. Esatto, Battles FPS. Hai colto il segno. Ok. Ah, scemo. Vai. Vinciamo altre due volte che faccio 100 win. Non so se facendo 100 win ottieni qualcosa, sblocchi le sfide. Non ho idea. Vediamo un po'. Voglio avere a 100 win. Magari ti danno qualcosa, non mi ricordo. Ok. Eccolo lì. Perfetto. E le palle sono già piene. Eccolo lì, il grande koala, il grande capo. Vai, torrenzialiamo solo perché non ho tempo da perdere. Va bene, battle, ci provo. Ci provo, ci provo. Se mi ricordo lo faccio. End phase. Mechanical chaser. Quello potrebbe essere 1700 di difesa. Vabbè, addios. Va bene. E la mamma grizzly picchia. E la mamma grizzly picchia. Ah, in attacco me lo metti. Perché cazzo mi hai preso? Stronzo. Ok. Andiamo in battle. Allora, qua abusiamo un po' del velocizzatore, sennò moriamo di noia. Giovento, guarda che pagina Facebook, sito da seguire, ma più che altro Franz... Via! Più che altro magari segui qualche canale YouTube, cerca... Scrivi, io ho fatto, io ho cercato got format, ho cercato i deck, sfide, così per vedere un po' com'era. Ho scoperto vari canali che trattano got, ovviamente canali minuscoli, sia chiaro.
Tipo per eventi o tornei? C'è Goat Community Italia, sicuramente. Welcome back to the Fierix Arena. Che è quello più grosso in Italia. E oltre Goat Community Italia c'è... Si chiama... potrebbe essere... Ok. Goat Community Italia e c'è anche Shuffle Deck Gaming. Sono le due associazioni che fanno tornei in Italia. Esatto, Angela Napoli. Esattamente così. Più che altro non per averlo come partner, perché in realtà mi fa cagare il suo mazzo, ma per avere le sue buste, perché ci sono dentro le carte molto molto forti. Eccolo lì. Vabbè. Ha comunque il lancio a moneta. Easy. Tuk! Ma di niente, Franz. Ti prego. Spaccaglielo. Sì, ciao. Tre croci. Vabbè. Non ho neanche una protezione, cazzo. Mo me lo attacca con un cesso. No. Culo. Di spaccargli questa. Raga, ma che sta succedendo? Tre volte su tre abbiamo perso l'effetto per adesso. No, il deck peggiore assoluto, ragazzi. Tra i protagonisti mi sa che quello... Non so dire se è di Chumley o di Cyrus. Siamo lì comunque. Fanno cacare entrambi. Forse Cyrus, sì. Sì, ciao, qua. Guarda, ma che ricetto bubbonico e mi installa, sta a vedere. No. Posso bestemmiare, Dio Cristo. Va bene. Guarda, giusto, voglio vedere se fallisco anche questa volta. Wow, meno male che ho ettato. Ok. Questa era la centesima vittoria? Eh sì. Era la centesima vittoria. Non è servito un cazzo. Era così tanto per, va bene. Re della velocità. Questa non abbiamo ancora spacchettato, ragazzi. Ci sono carte nuove, nuovissime qua dentro. Ok. Vai, ogni tanto si prova il Cyber Drago. Vai, tre buste Cyber Drago, basta. Perché servono i soldi per i panini che devo riempire il mio amore. Ok. Ok, non ci si lamenta. Ok. No. Ok, risucchio magico è decente. Disturbo magico è ok. Non male, non male, non male. Oh no, ma non voglio sti cessi qua. Oh, grazie. Grazie, lo abbiamo trovato. Mo' due di fila. No, diffusione. Vabbè, GG, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo ufficialmente il Cyber Drago. Allora, io direi, togliamo lui che ormai... C'ho tanti quei mostri che mi bricca e basta di solito. Togliamo lui per il Cyber Drago, poi togliamo Rubanime. Allora... Cyber Drago, eccolo qui, ragazzi. E il disturbo magico, assolutamente, assolutamente sì. Qua. Ok. Si sta evolvendo, ragazzi, molto bene. Molto bene. Andiamo a dare un'occhiata a come siamo messi con la situazione Chumley. Grazie comunque, Show, non sono stato ringraziato prima. Grazie mille, caro. Del sub.
5 cuori su 8. Bene. 5 cuori su 8. Vai, ce ne mancano 2. E arriviamo al livello di Zane e poi sblocchiamo. Tanto Zane abbiamo già trovato un cyberdrago. L'ideale sarebbe trovarne 2. Non dico 3 perché sti cazzi, sinceramente, del terzo. Cioè, il terzo lo fai solo che fa il deck meme. Cyberdrago tipo, insomma, 2 paste avanzano. So con la storia principale e segue l'anime, letteralmente. L'anime di Yu-Gi-Oh! GX. La prima stagione. Molto bene, sono... Quel cyberdrago alla fine mi ha svoltato. Oh, il mazzo sta iniziando davvero a prendere una bella forma, eh. Cioè, oggi abbiamo trovato Buco Nero, Tempesta Potente, Cyberdrago, un po' di carte estremamente forti queste. Carte proprio estremamente forti. Fabiano, appena capisci come funziona è fighissimo questo gioco. Va, comunque, direi che abbiamo... Sono le 8:15, sono andate anche oltre. Book of Moon, è vero, però col deck che ho adesso... Non è che, cioè, non è una carta che metti in tutti i mazzi, capito? Col deck che ho adesso, magari se già avessi più flip, ci starebbe meglio. Però di flip ho poco e niente, quindi... Quindi diciamo che per adesso no. Però è molto forte. Ok, raga, ci becchiamo domani. Statemi bene. Buona serata a tutti. Vado a mangiare. Dai. Ciao, belli. A domani. Statemi bene.